Ciao a tutti, sono Bomb777, benvenuti, o dovrei dire bentornati nella serie dei giocatori economici. Sì, perché questo è il primo episodio in FIFA 16 e ho deciso di partire con Messi. La serie sarà abbastanza simile a quella che ho fatto in FIFA 15, ovvero io vi presenterò un giocatore economico che possa sostituire un giocatore più costoso. Io vi ricordo di mettere mi piace a questo video per avere altri episodi di questa serie. L'anno scorso so che è piaciuto a un po' di gente, sono contento di questo. Quindi dai, mettete un bel mi piace e commentate qua sotto scrivendo un giocatore costoso che voi vorreste vedere per il prossimo video. Quindi partiamo e il Messi economico è Salah. Allora, non mi uccidete, adesso vi spiego tutto bene. Già trovare il Messi economico era difficilissimo, se poi io l'avessi anche dovuto trovare o in Liga o argentino sarebbe stato veramente impossibile. Quest'anno poi soprattutto c'erano pochi giocatori, perché Messi adesso è un AD e c'erano pochi AD abbastanza simili. Andiamo però a vedere le statistiche subito. Velocità di Messi 92, velocità di Salah 91, quindi siamo lì. Dribbling 95 di Messi, che ha il dribbling altissimo, contro l'85 di Salah. Tiro 88 contro 72, però comunque io sto paragonando Salah a quella che probabilmente è la carta più forte di FIFA. Cioè, al momento è la carta più forte di FIFA. Difesa 24 contro 45, passaggio 86 contro 71 e fisico 62 contro 65. Avete visto che però, pur avendo 14 in meno di overall e pur valendo un'infinità meno, Salah è una gran bella carta. Io quindi vi chiedo di commentare dicendo che magari è sbagliato, perché probabilmente sarà anche sbagliato, secondo qualcuno. Però vi chiedo di farlo e vi chiedo di commentare dicendo che è sbagliato solo dopo aver provato Salah. Perché fidatevi, non è per niente male. È una super carta Salah quest'anno. Passiamo adesso al paragone nelle statistiche in game. Vabbè, accelerazione e velocità scatto sono assolutamente lì. Agilità alta per entrambi, 92 contro 86. Controllo palla, dribbling e bilanciamento, anche qui possiamo dire che ci sta per Salah. Comunque si tratta di circa 8-10 in meno. Però vi ripeto un'altra volta, sto facendo il paragone contro un certo Messi. I problemini però si trovano nel tiro, qui sì. Perché Messi ha ben 88 di tiro, Salah 72. Però troviamo un po' di problemini anche nel posizionamento, nella finalizzazione. Comunque in tutte le cose che c'entrano con il tiro, diciamo che non sono molto simili. Come non sono molto simili le statistiche da giocatore che imposta. Infatti passaggio, visione, cross, ste robe qui. Vabbè, però. Per trovare il Messi economico avrei dovuto cercare un giocatore sinistro. E Salah infatti è sinistro. E ha anche 4 stelle mossa abilità e 4 stelle piede debole, proprio come Messi. Le statistiche total in game sono invece 1940 di Salah contro il 2083 di Messi. Siamo a circa 140 in più di statistiche in game, però vengono divise bene tra quelle di tiro e quelle di passaggio. Il prezzo però, sì, perché il prezzo qui è importante. Salah è nella fascia tra i 650 crediti e i 10.000. Messi invece è in una fascia piccolissima, ovvero tra i 300.000 e i 5.800.000. Ecco, vedete che c'è leggermente una piccolissima differenza. Che tra l'altro il work rate di Salah è alto medio, quindi non buttiamolo via. E quindi questo era il Messi economico secondo la mia, secondo il mio parere. Fatemi sapere se voi avete magari un altro parere, credete che qualcun altro sia il Messi economico. E fatemi sapere anche sempre qua sotto un altro giocatore che vorreste vedere per il prossimo episodio di questa serie. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da Bomb777 è tutto. Ciao a tutti!